Edizione della sera del TG Versilia, ben ritrovati con la nostra informazione. Arrivano i primi licenziamenti fra le attività di Piazza Dante 24 ore dopo la firma dell'ordinanza che impone lo stop alle attività 11 esercizi della Piazza della Stazione da domani fino all'inizio di marzo nelle ore serali. Motivi, come ormai saprete, di sicurezza e di emergenza che hanno portato le istituzioni, il commissario prefettizio di Viareggio, a prendere questa decisione. I nostri microfoni lo sfondo di alcuni titolari delle attività del piazzale. Sentiamo il nostro primo servizio. Io non vendo alcol, ripeto, non vendo alcol, non vendo niente, solo un semplice panino, un gastronomia, panini, pizza, kebab, niente altro. Quindi se mi fa chiudere ora di cena, vuol dire che io l'opportunità di fare qualche incasso per poter andare avanti non ce l'ho. Oggi stesso, io da domani, ho fatto un licenziamento da tre dipendenti, quindi ho tre dipendenti che ora a casa. Ecco il primo effetto dell'ordinanza di chiusura serale firmata dal commissario Stelo per 11 attività di Piazza Dante a Viareggio. Licenziamenti e probabilmente chiusure di molti tra kebab e bar che dovranno restare chiusi all'ora di cena fino a dopo Carnevale. Un provvedimento ingiusto, si difendono gli esercenti del piazzale della stazione, quasi tutti orientali o nordafricani, che non negano l'emergenza criminalità, ma criticano il metodo e il merito dell'ordinanza. Tutti quelli che sono chiusi sono delle attività straniere. Allora, il motivo perché noi, a causa nostra, che ci sono tutti questi disastri in piazza, questa è la mia domanda. Quindi, se noi chiudiamo, vuol dire che le criminalità, le delinquenti che ci sono in giri, non si trovano più? No, si spostano. Per adesso è escluso un ricorso al TAR per impugnare l'ordinanza, troppo costoso e troppo lenti i tribunali, ma si chiederà un incontro con il commissario Stelo. Bisogna consultarsi con le parti. Cioè, io non posso sentire semplicemente la voce della questura. Le parti sociali, gli esercenti, vanno sentiti come vanno sentiti giustamente i comitati. Chiudere un locale, cioè una luce che è nella piazza, che dà, è deterrente e dà anche un lume di sicurezza, insomma, di attenzione, secondo me è sbagliato. Io incentiverei i locali ad aprire fin tardi. Il problema è chi vende alcol e non siamo noi, concludono i kebabari, riferendosi al bar della stazione, gestito da Viareggini, che non è interessato dall'ordinanza. Andrebbe risolta, ma cioè, c'è altre maniere di risolverla, ma non andando addosso, secondo me, all'attività, a chi lavora, a chi. Cioè, quella è proprio, secondo me, la cosa pessima. Chiudendo non penso si risolva il dilemma, no? Penso, eh. E questa dunque è la posizione degli esercenti. Avete sentito in apertura, in particolare i gestori dei kebab, ai quali in particolar modo si rivolge questa ordinanza. Ai nostri microfoni, intervistato dal collega Luigi Casentini, ha parlato il questore di Lucca, Giuliano Alessandro, che ha spiegato il perché di questa ordinanza, che è stata però emessa, come sapete, dal commissario prefettizio. Intanto, la politica locale a Viareggio, soprattutto per quanto riguarda il centrodestra, esulta per questo risultato. Sentite. Questa decisione del commissario prefettizio segue innumerevoli attività preventive da parte non soltanto delle forze dell'ordine, quali la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, ma anche della Polizia Municipale e molti esposti dei cittadini. Quindi, e infine anche chiusure, o meglio, sospensioni della licenza del questore ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quindi, è stata fatta sì e viene fatta in continuazione un'attività di prevenzione ed è proprio sulla base delle sue risultanze che è stato possibile formulare questa proposta al Comune di Viareggio. Così il questore di Lucca, Alessandro Giuliano, spiega l'origine dell'ordinanza del commissario di Viareggio, firmata dopo che polizia e carabinieri hanno fotografato una situazione ormai insostenibile sul piano della sicurezza. Lo stop serale e notturno alle attività, che scatta da mercoledì 19 ottobre, scatena subito reazioni politiche, specie nel centrodestra. Un plauso alla scelta del commissario arriva dal coordinatore di Forza Italia, Alessandro Santini, che sottolinea la sinergia del comune con la prefettura. Gli fa eco Massimiliano Baldini, Movimento Cittadini, che parla di un atto coraggioso e necessario. Soddisfatta anche la Lega Nord. L'efficacia del provvedimento varrà valutata nel tempo. Chiaramente, gran parte di quella che è l'insicurezza che sentono i cittadini nella zona nella quale anch'io vivo
è legata all'attività di queste, è legata ai soggetti che frequentano queste attività. E dunque è naturale che una chiusura, almeno anticipata, di queste attività speriamo possa dare maggior sicurezza al territorio. Non soltanto la politica interviene, Confcommercio Viareggio parla di un atto doveroso, evidenziando tuttavia la necessità di un piano delle funzioni che stabilisca quali tipi di attività possono operare in determinate zone cittadine. Non c'è niente da esultare, invece è il commento del segretario del Partito Democratico di Viareggio, Filippo Guidi. Gli effetti di questa ordinanza dovranno tutti essere verificati nei prossimi giorni. Il PD chiede di favorire la presenza di nuove attività nella zona di Piazza Dante, sia di carattere pubblico che privato, per renderla viva e frequentata dalla gente. Quindi serve maggior decoro, controllo e uno specifico piano delle funzioni commerciali, così spiega il PD viareggino. Piano delle funzioni che comporti maggiore dinamismo e non consenta concentrazioni di determinate attività commerciali. Voltiamo pagina, ma restiamo ancora in tema di fatti di cronaca. Nella notte, successo intorno alla mezzanotte di lunedì, è andato a fuoco un'auto in zona passeggiata, una BMW 320, siamo in via Giusti, una traversa del viale a mare di Viareggio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la vettura è stata data alle fiamme, presumibilmente con liquido infiammabile, e caccia aperta adesso ai vandali piromani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viareggio, indagini a cura del nucleo operativo radiomobile della compagnia viareggina dei carabinieri. L'auto era di proprietà di un uomo, libero professionista e incensurato. Ancora da capire i motivi che hanno spinto all'incendio. E qua vediamo alcune foto scattate da Gabriele Genovesi. Furto notturno in un noto, anzi notissimo, bar di Capezzano Piano, Regallo della Checca. Un colpo da circa 15.000 euro. Vediamo il servizio. Hanno inciso a cerchio la vetrata del bar, sfondandola con l'aiuto di un tombino. Una volta dentro hanno fatto razzie di sigarette, gratta e vinci. Colpo notturno al Gallo della Checca, popolarissimo bar della via Sarzanese a Capezzano Pianore. In azione due uomini di giovane età che hanno agito a volto coperto. Sono stati immortalati dalle videocamere di sicurezza, mentre in un minuto e mezzo ripulivano la tabaccheria appena rifornita. Un bottino, secondo le prime stime, di circa 15.000 euro, almeno 4.000 euro i danni subiti alla vetrata andata in frantumi. Un furto studiato con attenzione, secondo lo storico titolare del Gallo della Checca, Sauro Pardini. Ieri abbiamo fatto il prelievo dei tabacchi e dei gratta e vinci, e quindi avevamo tutto il capitale, cioè, eravamo riforniti, e quindi loro sapevano probabilmente che eravamo riforniti di questa roba. Sono entrati e là dietro c'erano già le sigarette nei cartoni, hanno fatto presto a portare via. Hanno prima tagliato una parte di vetro, no? Con il tagliavetro, chiamiamolo così, e poi siccome questi vetri sono doppi vetri con una pellicola interna che fa da antisfondamento, tagliato la prima parte, con il tombino ricavato dalla strada, hanno tirato fortemente questo tombino e hanno sfondato la parte interna del vetro. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del commissariato di polizia di Viareggio. In mattinata anche la scientifica. Alcune impronte sono state rinvenute chiaramente sulla vetrata infranta. Saranno preziose ai fini delle indagini, insieme alle immagini delle videocamere. I ladri sono spesso in azione a Capezzano Pianore, ma per lo più agiscono a danno di abitazioni nelle strade di campagna. Nella giornata di mercoledì a Lucca riprende il processo per la strage ferroviaria di Viareggio. Dopo le richieste formulate dai pubblici ministeri e gli interventi degli avvocati di parte civile che si sono esauriti nei primi giorni del mese di ottobre, stavolta la parola tocca ai legali dei 32 imputati e delle 9 società coinvolte nell'inchiesta e rinviate a giudizio. I reati contestati spaziano dal disastro ferroviario all'incendio colposo. Anche le difese avranno a disposizione una decina di udienze per esporre le loro tesi in contrapposizione alle richieste della procura. La sentenza di primo grado, ricordiamo che è attesa entro la fine dell'anno, si presume a metà dicembre. Torniamo adesso a parlare della situazione del mercato ittico, chiuso da poche ore su disposizione della ASL per gravi carenze igieniche. C'è stato un incontro in comune fra i rappresentanti della cooperativa dei pescatori e l'amministrazione straordinaria. Sentiamo che cosa è emerso. C'è stato un grosso menefreghismo e poco interesse da parte di qualche dirigente comunale nel far sì che non avvenisse la chiusura del mercato del pesce a Viareggio.
Da lunedì pescatori non possono accedere alle aste con il loro pescato, poiché l'ASL Versilia ha riscontrato all'interno del mercato ittico gravi carenze igieniche che non permettono di tenere aperto l'impianto. I lavori necessari dovevano essere realizzati con l'inizio della pesca, dopo il fermo di un mese, ma deliberatamente, come sostengono i pescatori, sarebbero stati omessi gli adempimenti che avrebbero evitato la chiusura. Il problema di Viareggio non è tanto la volontà della politica o la volontà del commissario, è la volontà di alcuni dirigenti che ormai ce l'hanno a morte con la pesca e con i pescatori. E di fronte a questa evidente ostilità da parte del dirigente unico, poi tanto va detto, e ci troviamo indifesi. Stamani in municipio a Viareggio si è tenuta una riunione alla presenza del subcommissario del comune, di alcuni funzionari e della responsabile della cittadella della pesca. Il commissario si è impegnato a cercare di risolvere la questione sempre nelle possibilità del comune. Sono stati trovati dei fondi per fare i primi lavori, vediamo adesso cosa si può fare. E nel frattempo il pescato di oggi? Lo so, speriamo nella buona volontà dei commercianti che lo ritirino tutto, poi si vedrà. Non credo che ci siano cose così difficoltose per poter andare avanti, insomma. Vediamo un attimino come va a finire, però ecco, da parte loro mi sembra che ci sia la massima disponibilità nel risolvere questi problemi, che secondo me sono di poca cosa, ecco. Parliamo adesso di economia con la recente fusione delle associazioni degli industriali fra Lucca, Pistoia e Prato. Ci saranno dei buoni risultati, questo è quanto ha dichiarato il numero uno di Confindustria che è intervenuto all'assemblea a Prato nelle ore scorse. Vincenzo Boccia infatti ha parlato di fronte agli industriali della provincia di Lucca. Vediamo il servizio. L'unificazione degli industriali di Lucca, Pisa e Prato va nella direzione della regionalizzazione del sistema di Confindustria, ma per quanto riguarda il completamento della riforma, il presidente nazionale Vincenzo Boccia ricorda che questo dipende dalla volontà dei territori. È evidente che la missione finale della riforma Pesenti tende a spingere verso la regionalizzazione, ha aggiunto parlando con i giornalisti, al termine dell'Assemblea di Confindustria Toscana Nord, svoltasi al nuovo Museo Pecci di Prato. Una riforma che, ha ricordato Boccia, parte da un concetto fondamentale. La politica economica di un paese passa attraverso le decisioni delle regioni, del governo e dell'Europa. Quindi avere dei regionali coesi e forti è un elemento che aiuta nel dibattito e nel confronto con la politica regionale. Per la Toscana, quello fatto dalle tre unioni di Lucca, Prato e Pistoia è stato giudicato dal Presidente come un primo importante passo. Nel frattempo si è insediata la Commissione dei Saggi, composta da Marco Paolo Benesperi, Giovanni Gambini e Antonio Tabarin, che nei mesi di novembre e dicembre raccoglierà le indicazioni degli associati sul candidato presidente. Una volta approvato dal Consiglio Generale, il nominativo verrà sottoposto insieme alla sua squadra a elezione da parte dei soci. Tra i papabili neopresidenti spicca il nome di Luigi Lazzareschi, presidente della Sofidel di Porcari. Voltiamo pagina, adesso parliamo di cultura, andiamo a Seravezza, è stata presentata la nuova stagione teatrale delle Scuderie Granducali, direzione artistica affidata anche quest'anno ad Elisabetta Salvatori, ci sarà anche un omaggio a Dario Fo, sentiamo. Si rinnova l'appuntamento con la prosa delle Scuderie Granducali di Seravezza con un cartellone di 9 titoli di grande spessore culturale, di notevole rilevanza artistica, che prenderà il via a dicembre per terminare in aprile. Raccontare per far rivivere. Con queste parole il direttore artistico Elisabetta Salvatori ha presentato a Palazzo Medicio la nuova stagione teatrale. Raccontare è custodire, è tramandare e quindi è lasciare un segno che è necessario per la memoria, è necessario per tutti. È stato un po' anche il filo conduttore degli anni passati e quest'anno si riconsolida. Si inizia il 7 dicembre con Marco Paolini, si prosegue proprio con Elisabetta Salvatori e il suo omaggio alla vita di Giacomo Puccini. Ad anno nuovo sarà la volta di Carlo Vanoni, che ci guiderà in un viaggio attraverso la storia dell'arte. In seguito saliranno sul palco Beatrice Visibelli e Marco Natalucci con Il volo di Michelangelo e Johnny Voltan, che porterà in scena uno spettacolo in ricordo dell'alluvione di Firenze del 66.
atteso in scena per gennaio anche Ugo Dighero con Mistero Buffo di Dario Fo. Nel mese di febbraio invece il sipario si alzerà su uno spettacolo eccentrico intitolato Mini Macbeth, curato da Dario Marconcini e Giovanna Daddi, che vedrà la presenza del pubblico nella scena. La stagione si chiuderà con Simone Cristicchi e Marzabotto, un testo di Carlo Lucarelli portato sul palco da Matteo Belli. La linea di presentazione e il metodo con quale, il modo con cui rapportiamo e presentiamo al pubblico i nostri spettacoli sia molto molto gradito. È una linea differente da rispetto ad altri teatri, si privilegiano i monologhi, si privilegiano le storie della vita, si privilegiano i racconti. I biglietti possono essere acquistati anche la sera stessa della rappresentazione a partire dalle 20:30 direttamente presso il Teatro delle Scuderie Granducali. Ci fermiamo per una pausa, tra poco la pagina sportiva.